Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento di Pesci in Faccia. Buongiorno alle centinaia di migliaia di ascoltatori di Radio Passeggiata. Alza il volume. Mi dicono alza il volume della regia, il volume è a palla. Molto bene. Ok? Ma vediamo. Il volume è a palla. Sì. Ma soprattutto buongiorno a quei tre o quattro ascoltatori di Pesci in Faccia. Sì, numero sale. Siamo molto contenti di questo. Allora, inizieremo questa puntata parlando di un avvenimento molto triste. Una cosa che è successa il primo aprile, perché il primo aprile è stata la mia apertura della stagione a Luccio. In realtà il Luccio ha aperto il 15 marzo, se non sbaglio. Ma è stato deciso di non pescarlo fino al primo aprile per dare un po' tempo alle ultime mamme di svolgere il loro lavoro. E così il primo aprile è iniziata la mia stagione, e è iniziata in un modo veramente triste. E per questo ho un tema veramente triste. Si sente. È iniziata alle 4:30 di mattina con la sveglia. Alle 5:20 mi trovavo a San Gemini a prendere un losco figuro, per poi tornare a Piedilugo, caricare tutte le attrezzature, arrivati al lago, scaricare tutte le attrezzature, allestire la barca. Che quando si va a pescare i lucci, perlomeno quando noi andiamo a pescare i lucci, non è proprio la cosa più comoda del mondo, tonnellate e tonnellate di attrezzature. E tutto questo per stare in acqua tutto il giorno e prendere zero pesci. E è stato parecchio divertente, spero che non accada mai più, ma il cappotto è sempre dietro l'angolo quando si parla di lucci. E questa è la pesca a Luccio. Adesso, prima di introdurre il nostro ospite speciale di questa sera, ospite che ancora non vediamo ma che poi vedremo, un ospite veramente speciale, mandiamo un pezzettino di musica rap in onore a questa mia amica che è fuori ma che mi dice non si sente, però io glielo mando uguale. Pensate. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Look at me, look at me, hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper, even when the paths are all crooked. I can show you how to do-si-do, I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control, but I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem, I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores, and I'm proud to be an American. Me and my friend saw a platypus, me and my friend made a comic book. And guess how long it took, I can't do anything that I want. Cause look, I can keep rhythm with no metronome, no metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone, on the telephone, on the telephone. Look at me, look at me, just called to say that it's good to be alive. In such a small world, I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store, I can make a living off a magazine. I can design an engine, 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics, I can make computers survive aquatic conditions. I know how to run the business, and I can make you wanna buy a product. Movers, shakers, and producers, me and my friends understand the future. I see the strings that control the system, I can do anything with no resistance. Cause I can lead a nation with a microphone, with a microphone, with a microphone. And I can split the atom of a molecule, of a molecule, of a molecule.
driving and I won't stop. And it feels so good to be alive and on top. My reach is global, my tower secure. My cause is noble, my power is pure. I can hand out a million vaccinations, I'll let them all die in exasperation. Have them all healed from the lacerations, have them all killed by assassination. I can make anybody go to prison just because I don't like them. And I can do anything with no permission. I have it all under my command because I can guide a missile by satellite, by satellite, by satellite. And I can hit a target through a telescope, through a telescope, through a telescope. And I can end the planet in a holocaust, 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 in a holocaust. I'm on my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars. No handlebars, no handlebars. Eccoci di nuovo. Allora, come consueto, rispondiamo ai messaggi di Viler. Io oggi mi sarei potuto pure loggare per rispondergli scrivendo, ma invece ho deciso di non farlo perché mi piace parlarci così, sì. Viler oggi ci scrive. Viler è il nostro, ripeto sempre, primo ed unico, credo. Però secondo me uno dei più appassionati, dai. Uno dei più appassionati. Ah, mi metti sempre sta roba bella by satellite. Sì, te metto sempre sta roba bella, Viler. Questo è un mio problema, io metto la roba bella. Allora, a proposito di Viler, che non c'entra niente. A proposito di Viler, a proposito di Viler, vado a presentare il nostro ospite misterioso. Il nostro ufficio dovrebbe stare anche, c'era una volta una maschera. Il nostro ospite misterioso è un il mio compagno di pesca da ormai qualche anno, e il mio affezionatissimo compagno di pesca, una delle persone più esperte sul campo che io conosco. Campi in generale, badale, sì, svariati campi, insomma. E agricoltura, eccetera, eccetera. E è un ragazzo molto a modo, un bravo ragazzo, un bell'uomo. Questo ragazzo, quest'uomo, è colui che mi ha insegnato a riconoscere gli uccelli. Che detta così non è bella. Infatti io cambierò pure la telecamera in questo momento, proprio così, e lo ripeto: quest'uomo mi ha insegnato a riconoscere gli uccelli. E no, però è veramente così. Lui è un grosso esperto di uccelli, come si dice? Uccellologia. Esperto in uccellologia. E è incredibile, lui riconosce qualsiasi cosa vola a qualsiasi distanza. Per me, passati 20 metri, sono mosche. Sono tutti mosche. Cioè, se so puntini piccoli, sono mosche. Se so puntini grossi, so cornacchie. Tipo per dire, quello che si è posato adesso, che era? Lì sopra, su quel ramo là. È un semplice passo. Semplice passo, lo vedi quante cose ci insegna questo ospite misterioso. E adesso si è staccato comunque, Perché passa un po' così. E quando si stacca dovresti fa pam, pam. E vabbè, grazie a lui io adesso riconosco gli uccelli. È una cosa, insomma, che non è poco, non mi sembra poco. Quindi il momento è ok per il signor Marco Di Giampietro. Ciao a tutti. Volevo anche mettere la sigla, però non c'ho voglia. E attenzione, prima di te presenti, attenzione, c'è un messaggio di Vile. Viler è un coglione. Viler ha appena scritto che è un coglione. Però è bella. Questa non la diciamo perché per lasciare una luna di mistero. Ma mi piace. Al massimo posso cambiare la telecamera, guarda. Ah, come se la telecamera è tanta roba. Sì, infatti non riesco mai più a smettere, guarda roba. Va bene, signori, Marco Di Giampietro. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Marco.
Marco, iniziamo subito così. Parliamo di questo cappotto che ho introdotto io. Bene. Perché Bene. La persona che mi ha fatto svegliare alle 4:30 per andarla Bene. Poi a prendere alle 5:20 a San Gemini, io questo lo voglio sempre sottolineare, è stato puntuale. E per poi prendere, partito da Collestatte per andare a San Gemini per poi tornare a Piediluco, no, la persona che mi ha fatto fare questo è questo uomo qua. E quindi parlaci un attimino di questo cappottone di inizio stagione, se non ti dispiace io vorrei rimettere una base triste, perché vai, vai. No? Ci sta. Allora, ciao a tutti e ciao Michele, grazie di questa opportunità, anche perché grazie a questa, appunto, a questo tuo invito posso finalmente liberarmi da sto peso che mi stava proprio assillando in questi giorni e dichiarare adesso in mondo visione che in realtà non è stato un cappotto. La realtà dei fatti è che Michele ha dormito tutto il giorno sulla moquette azzurra della mia barca. E io questo spero che voi capiate che, comodissima, comodissima, essendo insomma la trasmissione trasmessa a rete unificata in tutto il mondo, non direi mai una cazzata, ok? Quindi la verità è questa: io ho preso un 117, un pesce enorme, però Michele non si è svegliato, non abbiamo potuto fare foto, quindi ha buttato nel cesso il pesce più grosso dell'anno. Eppure che Michele mi è venuto a prendere in macchina, quindi sto grande sforzo non è che lui è venuto a piedi poi in spalla, ma portava a piedi lungo, cioè aveva una macchina con tanto di benzina dentro. No, GPL. Ma non l'abbiamo usato, abbiamo sentito che era GPL. Che dire, che è così, che è la pesca che ci piace a noi. Se non facessimo i cappotti non andremmo a Lucci probabilmente, perché ci annoieremo a prendere pesci. Sì. E quindi noi facciamo tanti cappotti perché almeno quando prendiamo i pesci ci sentiamo parecchio fighi. Questo è un po' il senso. Mi sembra un'ottima filosofia. Noi l'abbracciamo in pieno, infatti. Un'ottima filosofia. Come l'hai trovato questo lago? Ma guarda, parlando un po' più seriamente, l'idea che mi sono fatto, poi io sono stato in acqua anche il giorno seguente. Scusa, vorrei mandare un attimo di tristezza. Non so se da fuori si avverte la tristezza. Per un sacco di gente. Vediamo benissimo. Bene, quindi come hai trovato questo lago? Ma in realtà Piediluco l'ho trovato bene, l'acqua insomma sta nei livelli, l'acqua sta. Cioè, allora, ci sta l'acqua innanzitutto a Piediluco, quindi bene. No, la verità è che comunque ha fatto 10 giorni di tramontana nel periodo della startup, insomma del risveglio, del post frega, e questo secondo me insomma non ha ancora fatto scattare quell'avvio di metabolismo non dei nostri aiutato. Amichetti. E infatti in realtà noi due pesci molto grossi li abbiamo visti solo... Allora, tirare sul nasino, guardarci, no, siete voi? No, ci vediamo fra un po', vai. No, non proprio. Ancora, anzi, non l'ho proprio visto. Diciamo che Michele, diciamo, mentre pescava, dormiva e quindi non l'ha visto il pesce enorme che lo ha seguito fino a sotto. Diciamo che il pesce lo ha visto lui, no? Tutta la giornata pippa. L'unico inseguimento di un pesce grosso. Ce l'ho avuto io, ma io il pesce non l'ho visto, quindi neanche quella gioia proprio. E quindi mamma, devo cambiare la mochetta della barca, esattamente, è l'azzurro che esattamente, quella esattamente. Devi provare con gli iodini verde fluo, cordini chiodini verde fluo potrebbe essere. Allora Wheeler scrive ancora: mi sfugge il concetto di cappotto, mi perdonerete? Allora, innanzitutto io non ho nessuna intenzione di perdonarti, non so tu, ma perché spieghiamo un attimo che Marco in realtà lo conosce vita, ma lo conosco da poco, vita. Saranno 30 anni, ecco. Allora, e infatti sto cercando di non frequentarlo assolutamente, non me lo ritrovo qui in radio, insomma. Allora lui dice che anche se ci segue da una vita assolutamente, lui non sa di che stiamo a parlare, il concetto del cappotto. Spiega un attimo il concetto del cappotto, Marco. Il cappotto c'ha due accezioni: uno, se c'è freddo mettitelo; due, se per pesca non prendi un cazzo hai fatto cappotto. Ok, Wheeler, è tutto chiaro? Se vai a pesca e non prendi nulla, hai fatto un cappotto. Ok, aspettiamo una tua risposta, facci sapere insomma se hai capito o se te lo dobbiamo... Adesso è tutto chiaro, scrivi. Ok? Ma stiamo anche tanto meglio noi adesso. Adesso è tutto chiaro, cuoricino. Quindi adesso, Wheeler, potrai usare questa parola. Cappotto. E non solo, no? Ti abbiamo arricchito, Wheeler. Che poi la puoi usare, che ne so, anche se vai a caccia.
non anche per caccia, si dice caccia col cappotto. Ho fatto cappotto, anche se vai a figa, non porti a casa niente, scappottiamo. Allora, quindi ci siamo un attimo persi? No, parlavamo di come hai trovato questo lago, lo hai già detto. Sì, l'ho trovato bene, nel senso che comunque sia ci sta, per il meteo che ha fatto quest'anno ci sta, che ancora ci sono apatici. Però tutta l'acqua è di buon colore, quel problema delle alghe rosse è molto molto limitato ancora. Io direi che insomma è solo una questione di giorni, di chi ci casca nei giorni giusti nel risveglio. Beh, che per, per quelle che erano le previsioni meteo, ci saremmo dovuti cascare. Io evitate parlare del meteo, perché poi sennò la volgarità si impadronisce. Sì, infatti, è vero. Dopo se parlando lo sbagli in tempo parlando reale... parlando di medio si sfoga sempre, parla poi della religione. Sì, perché quindi, insomma, se io la mattina alle 7 apro il meteo e mi dice che c'è la pioggia, c'è il sole, mi dicono abbastanza di parte. Sì. Almeno in tempo reale. Perché, esattamente. Capito? Però. Esattamente. È così. Questa non l'ho capita, questo massaggio di vita. Non la scrive vita. Non capisco se vuole dire che secondo me dice, volgare, ma secondo me due rette così parallele. Secondo me è sottile. Secondo me lui. Ma è sottile. No, non è sottile. Viler, non sei. Sappi Viler che non sei. Sei solo magro ma non sei sottile. Sei magro ma non sottile. Quindi Viler, tutta per te. Il tuo gruppo preferito. Here we go. Mouthful of cavities. And your soul's a bowl of jokes. And every day you remind me how I'm desperately in need. See, I got a lot of fiends around, and they're peeking through with nothing new. And they see you. They see everything you do. Eccoci qua con il nostro ospite non più misterioso, ma comunque sempre avvolto da un alone di mistero. Lo conservo.
Però quello ci si nasce col mistero intorno ci si nasce. Marco Di Giampietro, diciamo adesso cosa realmente fa Marco Di Giampietro, a parte fa cappotti con me mentre io dormo in barca. Di cosa si occupa Marco Di Giampietro? Marco Di Giampietro è uno degli altri pochi disgraziati, come dicevamo nella puntata precedente, che fa della pesca ricreativa un vero e proprio lavoro. Dici tutto, Marco, dici. E niente, è la strada, insomma, quella imboccata un bel po' d'anni fa. Ora sono 9 anni che abbiamo iniziato questa avventura. Io ho un loggio di pesca in Svezia. Un loggio di pesca ovviamente incentrato prevalentemente sul luccio, e organizziamo delle vere e proprie vacanze per gli italiani e nonne che vogliono venire a passare una settimana da noi, immersi nella natura stupenda della Svezia, ma con i comfort e diciamo anche un pochino, permettimi questa piccola arroganza, la bravura degli italiani a fare sta roba, no? Perché comunque da noi si mangia bene, si beve bene, le risate non mancano, si pesca senza orari, senza orologio, si fa sempre quello che si decide di fare insieme, quindi come diciamo sempre, no? non ho mai promesso i lucci a nessuno perché solo gli arroganti lo fanno, ma che sicuramente si passa una settimana tra ma risate, che te lo ricordi, te lo ricordi dai, qualcuno che non si sia divertito non ci è capitato, grazie a Dio ancora. E da quanti anni? Hai detto da 9 anni, sì, no? Adesso sono 9, questo è il 10º anno, questa sarà la stagione che è giusto appunto alle porte perché sono in partenza proprio nell'immediato. Allora dobbiamo brindare, forse ci faremo portare pure qualcosa per brindare, mo tra un pochino. Portate 2 mezze grappe per favore, barricate. Dobbiamo fare un brindisi. Andiamo alla stagione perché poi per Michele brindare. Insomma è stato è un personaggio chiave pure se smetti di rompere penne, io rompo dico le cose penne. Serie. Perché insomma sin dall'inizio è stato con me su, mi dà una grossa mano durante la stagione, sta su per dei periodi importanti. Per me tanta roba perché insomma su c'è da correre dalla mattina alla mattina dopo spesso, senza la sera che non esiste. Anche per me è tanta roba perché così posso dormire ogni volta in barche diverse. E poi lui può dormire in tanti posti diversi. Mi piace molto. Allora appunto, no, hai detto la sera non c'è. La sera non c'è, perché la sera non c'è? Parliamo un attimo di queste stagioni svedesi, delle stagioni di pesca svedesi. È passato il tuo cugino, è bruttissimo! Bruttissimo, la mano facciata! È passato il è appena passato lo vedo, lo dico. Il bruttissimo cugino di Marco. E queste stagioni di pesca. Allora, noi innanzitutto diciamo che portiamo gente, peschiamo la Svezia, i nostri laghi. Quando è il momento di pescarli, che intendo? Intendo che non si pescano mai in delle stagioni poco sulla carta, diciamo, valide. Perché, per quanto mi riguarda, deve essere un divertimento. Il divertimento inteso sul luccio, ok? Significa poterlo pescare con gli approcci. Scusa, ho fatto un altro questa cosa. Non ti sa perché allora, glielo potevo benissimo dire, perché però lui mi ha scritto se lo voce. Io ho scritto voce su e sempre... io ho alzato il tono della voce in maniera abbastanza importante. Non si sa perché abbiamo a volo. E quindi peschiamo la parte primaverile, quindi dall'inizio di maggio, per arrivare poi a metà giugno. Lasciamo perdere la parte centrale, che è diciamo loro midsummer, quindi la parte più calda della stagione, in cui si farebbero delle pesche magari anche redditizie, ma sicuramente poco divertenti, per poi ritornare a pescare l'autunno. C'ha una doppia accezione questa scelta. Una è data dalla voglia di far divertire i clienti con la pesca dinamica, quella che a volte, ahimè, in Italia manca, perché le stagioni sono molto molto corte, mentre in territori come quelli riusciamo ad avere dei periodi consistenti in cui pescare in maniera emozionante, ok? E la seconda è che la mia realtà, diciamo, è stata la prima e anche forse una delle poche, non l'unica, a pescare nei laghi interni della Svezia, quindi non si parla di Baltico, non si parla di baie e di spazi. Noi peschiamo in dei laghi interni, oltretutto dei laghi privati, sono privati da sempre, sono delle realtà assolutamente conservate nella loro naturalezza, selvaggi come lo erano magari 2 secoli fa, perché questi laghi sono privati da che sia memoria. E il primo italiano a entrarci dentro a pescare lui ci sono stato io, quindi è giusto pure che noi tuteliamo in maniera massiccia e assolutamente attenta questi bacini, che sono delle vere e proprie bomboniere, dei gioielli incastonati in dei territori perché di solito unici.
Di solito quando si pensa alla Svezia, no? Si pensa. Beh, si pensa molto al Baltico, esatto. No? O comunque ha delle realtà che hanno. O come piace, tanto a dei pescatori adesso di Archipelago. L'archipelago. Archipelago. Archipelago. Nell'archilago. Archipelago. Guarda, secondo me i pescatori guardano troppi video. Sì, secondo me guardano troppo. Studiano anche pochissimo. Pochissimo è Archipelago se siete italiani, Archipelago se siete inglesi. E non sapete parlare in italiano. E Viller ti stima tantissimo per quello che hai fatto. Lode, lode, lode. Lode anche a te, Viller. Lode anche a te, Viller. Quindi in più niente di quello che, appunto, sai, sono anche dei sistemi del tutto chiusi questi laghi, per cui non avendo ingressi dei fiumi. Non hanno mai avuto contaminazione di pesce, che possa essere stato introdotto, diciamo così, per esempio il perca, che è una specie onnipresente in tutta la Svezia, tanto da reputarlo, no? Una specie praticamente autoctona, perché lo trovi ovunque il perca, non ti dico come persici, ma quasi nei nostri tre laghi non c'è, perché lì non è mai stato immesso pesce. Ora, questa cosa sembra un dettaglio, ma grazie mille. Sono intanto arrivati i nostri due tent. Grazie. È tanta roba, soprattutto, diciamo così, soprattutto se ti rivolgi, insomma, a chi si può affreggiare realmente del titolo di pescatore, perché pescare su un ceppo di pesci magari a mille anni sposta alcuni interessi, sì, per chi pesca veramente il luccio con la filosofia giusta, ok? E quindi noi cerchiamo di proteggere la nostra realtà in tutti i modi. E poi quest'anno, insomma, c'è stato anche questo nuovo binomio, per me molto, molto importante, perché rappresenta un po' una pesca Svezia 2.0, una ripartenza, no? Un riniziare un po' il tutto, grazie a questo nuovo amico, socio e compagno d'avventura, che è Vittorio Conti, che è quello genio che ha inventato Wild Society. Wild Society è un'app, una community, funziona esattamente come social, okay? Fantastica, ragazzi, riguardante solo il mondo wild, la pesca, la caccia, con possibilità di seguire solo, no, ovviamente, i canali che ti interessano, e che finalmente ha aperto un punto di vista nuovo sulla pesca, sulla caccia, sui territori, cioè quello della condivisione, perché fino ad oggi c'è stata sempre, purtroppo in Italia in particolare, la concezione del posticino mio, anzi me lo scuro pure lo sfondo se faccio la foto, se no mi ci vanno. Certo. Ok, cominciamo a pensare come pescatori del 2020, ok, non più, perché è quasi ridicolo, è quasi imbarazzante. Sì. La presenza dei pescatori nelle acque è l'unica arma che abbiamo reale contro il bracconaggio. Certo. Un lago, un posto, un mare, un lago, una baia, un fiume, frequentato dai pescatori sportivi, è un ambiente controllato, protetto, difeso da chi invece vuole fare cose brutte in quell'ambiente lì. Esattamente. Quindi smettiamo tutti quanti di pensare a ghettizzarli, ai propri spot, e cominciamo a usare un'app come Wild Society o qualunque altro canale per condividere, perché l'idea di partire oggi, andare sul lago del nord Italia e sapere tramite un'app che quelle due o tre guide che stanno lì pescano in quei spot, li condividono e ti spiegano la situazione e gli approcci, ti permette di andare a pescare dove ti pare, con la consapevolezza già di sapere quello che vai a fare. Esattamente. Okay? E questa è solo la punta dell'iceberg, quindi io ci credo molto e spero che scarichiate tutti questa app gratuita, perché è bellissimo, sì, l'idea, è il concetto, è moderno, è utilissima, è moderno, è una, un passo in avanti importante. Colgo l'occasione per fare un piccolo appunto su questa cosa, visto che tu hai dato il là. E io intanto salute, sì, e brindisi che questa nuova stagione. Il tè caldo ci fa. E io odio profondamente questa cosa di oscurare gli spot nelle foto, modificare. Allora, devo dire, l'ho fatto anch'io, l'abbiamo fatto tutti, no? Nel nostro percorso più o meno acerbo di pescatori, però arrivato alla mia veneranda età, con l'esperienza, con la poca esperienza che ho, ma è sufficiente per dire che a me questa cosa mi sta profondamente sul cazzo. Profondamente. Dovrebbe stare tutti così. Quindi, non siate. È preistorico, siate proprio, così è preistorico gelosi, come approccio, capito? Così gelosi. Allora, adesso mandiamo un po' di musica. E poi avremo la telefonata con il nostro secondo ospite misterioso. Tanta roba. Tanta, tanta roba.
Eccoci qua. Allora, un sacco di messaggi dei reader. Tra i tanti messaggi ci ricorda che oggi sono 25 anni che Lupo Rucar Cobain si è sparato. E dice che in quel giorno tu e Wheeler, sì, mi stavate a pigliare pallonate a Cardedo. Come ogni santo pomeriggio si rispettava. E quindi adesso cambiamo tappeto musicale, ho messo un po' di Nirvana, credo che sia doveroso, ma è arrivato il momento, l'attesissimo momento della telefonata al nostro ospite misterioso, nostro ospite misteriosissimo, se riesco a fare questa cosa, al nostro ospite misterioso che nel frattempo mi ha mandato una foto, ha fatto un lancio, perché il nostro ospite misterioso è insopportabile, sta a pesca, e il nostro ospite misterioso è quest'uomo qua, non so se riuscite a vederlo più o meno bene, ecco, questo è in diretta, ha appena fatto questo pesce, fastidiosissimo. Io non farei più la colla, io ok, non lo chiamiamo più, non basta. Chiamiamo più Enrico, è stato bello, ma non ti chiamiamo più, non è vero, dai. Marco, vuoi la telefonata da casa? No, ma ci abbiamo il resto della grappa, guarda, voglio soffocare nell'alcol. Là. Vai, chiamata. Squilla, il telefono squilla, già qualcosa. Ciao Mike. Ciao Harry. Buongiorno. Buongiorno, ho appena visto la foto e colgo il momento per esprimere quanto tu sia fastidioso. Non era poi così grande Mike, dai, però un pesce soddisfacente. Appena fatto? Appena fatto, intorno ai 90. Intorno ai 90. Una bella mattina. E scegli anche l'orario in cui prenderlo. Cioè. Marco, no, un bel pesce sospeso con la coda intermedia, una bella botta. Cose belle. Bene, bene. Allora, il nostro ospite misterioso, che non è più misterioso perché ormai abbiamo mostrato la nostra diapositiva, è Enrico Pini, grandissimo pescatore a Mosca di Lucci. Allora Enrico, stavamo parlando con Marco di Svezia, di Nord Europa, no? E parlaci un attimino delle tue esperienze molteplici di pesca in Nord Europa a Luccio. Allora, tanti anni fa, forse una quindicina di anni fa, ho fatto le prime esperienze in Irlanda, un territorio meraviglioso per pescare lucci, forse il più blasonato di tutti, ed è stata veramente rivoluzionaria. E a parte che ovviamente all'estero ci sono molti più pesci rispetto ai laghi italiani, i fiumi italiani, sono spazi anche diversi, insomma, le acque medie all'estero in Nord Europa sono gigantesche rispetto ai nostri fiumi o ai nostri laghi, ma anche hanno una tipologia completamente differente, cioè noi andiamo a pescare in Nord Europa perché di fondo si pesca in acqua bassa. E a Mosca si gode anche il doppio, nel senso che certo, per noi in Italia è molto faticoso, siamo costretti spesso a pescare con code che vanno sotto, a volte a gighe con i piombi pur di raggiungere i pesci. Perdendo un po' di gusto, no? Perdendo, sì, non voglio dire buona parte del gusto, ma sicuramente una parte del gusto sicuramente. Bene. Lì finalmente pescheremo sopra gli erbai, su 2 metri d'acqua, con questi pesci che vengono qui in candela a prendersi le mosche, ed è uno spettacolo, uno spettacolo. Direi che l'Irlanda, che è il primo posto dove sono stato, poi mi è rimasta nel cuore, continuo a tornarci, ma dopo negli anni ho fatto tante esperienze in Nord Europa, sono stato d'inverno a Rügen e quindi ho provato anche il Baltico. Ed è stata lì, eravamo in wedding ed eravamo assieme, tra l'altro. Sì, quindi mi ricordo benissimo. Quindi ve la ricordate bene, un'esperienza tosta per le temperature, visto che era dicembre e stavamo in acqua a 2 gradi, però bellissima, insomma, distese d'acqua da pescare in acqua bassa anche lì, con un po' di erbaio, meraviglioso. E dopo sono stato da Marco in Svezia più volte, la Svezia è un posto meraviglioso per pescare i lucci, che siano laghi interni, oppure il Baltico svedese, ci sono sempre tantissimi pesci da prendere e quasi sempre in acqua bassa.
già. Le ultime novità sono, per esempio, in Finlandia, sono alcuni anni che andiamo in Finlandia ed è un ballo vero. Forse la Finlandia è un po' una via di mezzo tra la Svezia, che è la quantità di pesci che si può trovare, e l'Irlanda, che invece ti dà l'anello di congiunzione. Sì, anche lì si pesca in acqua bassa, anzi direi bassissima. La cosa incredibile del Baltico finlandese è che i pesci sono quasi sempre dentro le baie, a meno che non faccia caldissimo, e sono piantati, arrivano in talmenti, quindi si pesca addirittura in mezzo metro d'acqua, un metro d'acqua a vista, con questi pesci indiavolati che saltano fuori a uccidersi la mosca. È veramente uno sballo pazzesco. Senti Enrico, allora noi ci sono rimasti pochi minuti perché ci siamo dilungati un pochino con Marco. E ti volevo chiedere la differenza sostanziale che hai trovato pescando lucci nelle nostre acque e pescando lucci in Nord Europa. Ma anche se in parte lo hai già detto. Sì, diciamo che le attitudini sono differenti. E, per esempio, se pensi ai lucci irlandesi, la cosa incredibile è che hanno una predisposizione a cacciare verso l'alto. Non hanno nessuna paura a fare diversi metri in verticale per venire a prendersi le mosche. Cioè, non è strano pescare in Irlanda su 4 metri d'acqua con un'intermedia, quindi pescando mezzo metro sul pelo dell'acqua, a volte con la mosca a vista, cosa che in Italia sarebbe impensabile. E il luccio italiano è un luccio molto più da postazione, ama molto di più l'ostacolo. Spesso a riva, nei fiumi quasi esclusivamente a riva, ma anche nei laghi, sì, d'erbaio, ma comunque se trova un legno, se trova un ostacolo, qualcosa, una tana, diciamo. Mentre i pesci irlandesi sono pesci pelagici, sono pesci quasi sempre in movimento, sempre quasi movimento. Sempre cacciano sugli erbai perché trovano foraggio, attività sopra l'erba, però non disdegnano di spostarsi in alcuni laghi. Se ricordate al Corrib, si può trovare un'attività incredibile in una baia o in un erbaio, tornare il giorno dopo e non trovarsi neanche un pesce. Zero. Incredibile, veramente incredibile. Sì. Per quanto riguarda, salendo ancora di più, e quindi Svezia e Finlandia, la cosa veramente diversa è che entrano, per esempio, nei canneti. Entrano nelle baie col freddo, il luccio italiano va verso l'acqua profonda, spesso profondissima, pensiamo ai nostri laghi in cui i pesci vanno a stazionare, vanno a cercare il termoclino che può essere a 12-15 metri di profondità d'inverno, mentre il luccio del Baltico finlandese, ma anche svedese, spesso va dentro la baia dove poi sfogherà a primavera, e quindi lo trovi in acqua bassissima, con temperature vicino allo zero, con l'acqua che sta per ghiacciare, tu hai 10 mezzo metro d'acqua. Sì. Che poi è lo stesso posto dove li troverai appena sghiaccia. Esattamente. Finché non si scalda l'acqua e quindi poi i pesci cominceranno ad allargarsi e scegliere le rocce, scegliere le zone più libere, l'acqua più ossigenata, così, si trovano i pesci giganteschi, ma veramente giganteschi, su un metro d'acqua. Questa credo che sia la differenza sostanziale. L'altra cosa abbastanza curiosa è sulla tipologia delle mosche. In Italia usiamo quasi esclusivamente una mosca molto grande di colorazioni naturali, bianco rosso, bianco giallo, e con le piume, con le ecole, con molto backtail, una mosca voluminosa che, diciamo, almeno per noi sembra un pesce. E in Nord Europa funzionano moltissimo le flash. Spesso l'acqua è fortemente velata, oscura comunque, spesso in Finlandia marcisce l'alga invernale e quindi in primavera un po' il vento che muove l'acqua sull'acqua bassa si trova un'acqua veramente marrone, proprio scura, e funzionano i colpi di luce, quindi grandi flessioni color gold, a volte spropositati come dimensione. La cosa che mi ha fatto più impressione è stata che pescavamo con mosche 30 centimetri amo singolo. Bravo, questa è la cosa più incredibile. Non ferreremo un pesce in Italia. Zero. Vero. Non ferreremo un pesce con una mosca così sproporzionata come dimensione, e lì bisogna fare di alga perché c'è molta nicea, c'è molto sporco per potersi passare in mezzo, quindi amo singolo, e più grandi sono più vanno a prendersi in testa. Già. Incredibile. Questa è veramente
molto differente. Allora Enrico, come sempre molto chirurgico, in 4 minuti hai fatto un sunto della pesca a luce in Europa, veramente dettagliato, e noi ora ti lasciamo perché ci sono rimasti pochissimi minuti. E intanto alziamo un pochino la musica e metteremo un pezzo di Nirvana, perché non so se sai Harry, se ricordi, visto che tu sei anche un ottimo musicista, che oggi sono i 25 anni della morte di Kurt Cobain. Non ricordavo, ma sicuramente oggi pomeriggio lo faccio suonare a qualche ragazzino. Molto bene, va bene Harry, allora io e te ci vedremo tra più o meno 15 giorni in Inghilterra. Sì, noi ci vediamo presto perché dressiamo sotto i bisonti del Zucchero Mike. Sì, non vedo l'ora. Un abbraccio ragazzi, state bene. Ciao Harry, grazie, ciao, divertiti. Ciao, un abbraccione, ciao. E quindi in questo ultimo minuto di recupero, poi che già siamo al secondo minuto di recupero, sono stati due falli brutti, e vorrei chiedere a Marco il domandone finale, quello di sempre. La so, visto che ora vuoi la cuffia per la so. Visto che stai in partenza, tu sì, tra 5 giorni parti per la nuova stagione. Durissima come sempre. E qual è la tua giornata di pesca ideale? Ma la mia giornata di pesca ideale è sicuramente lunga, perché io odio andare a pesca a 2 ore, cosa che non ho mai sopportato. No, ma a parte poi le battute. Guarda, io penso che la giornata di pesca ideale debba essere ogni volta che ti alzi per andare a pesca. E spesso le giornate giuste sono quelle che vanno male, quelle in cui perdi il pesce grosso, quella in cui... perché se poi le condividi con l'amico giusto, con la persona che deve stare lì in quel momento con te... Io sicuramente i pesci persi me li ricordo tutti. Grazie a Dio ne ho presi parecchietti e me ne sono scordati tanti. Ma quelli persi tutti me li ricordo. E la cosa più bella è che me li ricordo io, se li ricorda anche ogni volta chi stava in barca o da riva o in qualunque posto comune. Quindi insomma, andiamo a pesca, andate a pesca, perché poi la giornata ideale si costruisce intorno al fatto che ci si va a pesca, ok? Esattamente. E basta farlo semplicemente con la testa giusta e con lo spirito giusto. Sì, da pescatori. Quello ce n'è sempre bisogno, ce ne sarebbe molto. Scusa, Tondo, l'unica cosa è che vorrei, ci terrei tanto, che ci fosse un po' più figa nella pesca, ecco. Però vedo che sta migliorando tanto sta cosa. Io guarda, io l'ho detto la prima perché, puntata. A me è stato detto che non va più di moda. Adesso, c'è un'amica mia che infatti da fuori mi dice sì, è vero, non va più di moda. Ti dico un po' via a pesca con noi. Non va più di moda. Ha fatto. Quindi io non so perché tanti di voi pescatori ci avete questa ossessione. Basta, non va più di moda. Bene, allora salutiamo tutto il mondo che ci ascolta. Ciao mondo. E salutiamo, un attimino, abbiamo tempo per l'ultimo messaggio di Viler. Potremmo a questo punto dire viva la pesca in tutti i sensi. Sì, il nostro è un... Puoi dirlo, Viler, puoi dirlo. Noi non lo diremo, ma lo puoi dire tu. Viler, ti concediamo questo onore. Va bene, ciao. Grazie. A Viler, ciao a tutti, ciao. Ciao.